Ma io sono molto, molto scettico su questa decisione, direi anche critico con altri tecnici, specialmente Sara Gandini, la nostra epidemiologa. Abbiamo fatto un appello perché questa decisione venga ritirata o perlomeno ristrutturata. C'è in ballo proprio il diritto dei ragazzi, la convenzione sui diritti dei bambini e dei ragazzi è improprio, c'è qualcuno che rischia di non riuscire ad andare a scuola perché non può accedere ai mezzi pubblici con la nuova normativa, e poi la socializzazione così, così compromessa. È sempre il solito discorso di cui abbiamo parlato in lungo e in largo sulla vostra testata, cioè il concetto di salute, ecco, non è che se noi blocchiamo un virus risolviamo la salute è un concetto molto più grande. I ragazzi stanno soffrendo tantissimo, il numero dei suicidi in più nell'ultimo anno è superiore al numero dei ragazzi, pochissimi peraltro morti di Covid. Insomma, le autorità devono bilanciare, mettere sul piatto non solo combattere il virus, ma evitare che poi i ragazzi abbiano delle altre complicazioni. Isolare un ragazzo adolescente è un rischio enorme, grandissimo, c'è la possibilità che aumentino i suicidi, l'autolesionismo, l'abbandono scolastico. Non so, io mi chiedo chi ha preso questa decisione, è consapevole della complessità? Temo di no. Da 2 anni invito il governo a inserire nelle commissioni tecniche, noi che ci occupiamo regolarmente, quotidianamente, dei bambini e dei ragazzi, per avere uno sguardo specifico, ma non avviene, non è avvenuto. Quindi la preoccupazione è veramente molto alta. Intanto abbiamo lanciato una petizione.